Se avete dei biscotti che vi avanzano, non preoccupatevi, ci faremo una splendida torta. Io utilizzerò 150 g di biscotti avanzati tra Bucaneve e Pandistelle, 150 ml di latte e mezza bustina di lievito che vada bene anche per i dolci. Per prima cosa andiamo a sbriciolare i nostri biscotti con le mani tranquillamente. Se volete fare prima potete utilizzare un frullatore, ma io mi trovo benissimo a farlo con le mani e dopo a passare il batticarne. Così evito di dover attaccare il frullatore solamente per sbriciolare dei biscotti e tra l'altro questo è un procedimento da fare molto divertente con i vostri bimbi che sicuramente si divertiranno un sacco a rompere i biscotti con le mani, quindi è un dolce che secondo me farlo con i vostri figli, con i vostri bimbi sicuramente è molto divertente sia per loro ma anche per voi. Quindi procediamo a sbriciolare tutti i biscotti. E dopodiché, appunto, per facilitarmi con l'utilizzo di un batticarne, continuo così. Una volta che sono sbriciolati, se rimane qualche pezzo intero non importa, tanto poi con il latte andrà a sciogliersi, andiamo a versare mezza bustina di lievito. Così un pochino si alzerà, anche se non tanto, perché non deve essere una torta alta, ecco. Mescoliamo il lievito con i nostri biscotti frantumati e nel frattempo li schiacciamo ancora un po' e aggiungiamo il latte un po' alla volta. Mescoliamo. È una ricetta veramente semplice perché non serve pesare praticamente quasi nulla, perché una volta che sapete il peso dei vostri biscotti, fate lo stesso peso di latte, quindi se voi avete 200 g di biscotti mettete 200 ml di latte. E così via. E poi basta un po' di lievito, non serve zucchero perché i biscotti naturalmente sono già zuccherati, sono già dolci e veramente la fate in 5 minuti. Per questo è ottima anche come merenda per i vostri bimbi e anche come appunto merenda divertente. Continuiamo a mescolare. Dopodiché andiamo a versare il composto in una teglia, io in questo caso uso una ciambelliera precedentemente oliata in modo che non si attacchi il composto. Scusate se non vi faccio vedere bene, ma non voglio che mi finisca fuori, diciamo, dal buco centrale, quindi devo stare molto attenta. Ok, e andiamo a sistemarla. Come vedete è un po' grossa come teglia per la quantità di biscotti che avevo, ma va benissimo, vedrete alla fine che viene comunque fantastica. La sistemiamo. E andiamo a infornare la nostra torta a 180 gradi per mezz'ora. Ecco, voilà, la nostra torta è pronta. Adesso vado a rimuoverla dalla ciambelliera, la metto su un piatto. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto, mettimi un pollicino in su, iscriviti al canale e condividi il video. Mi raccomando, se hai piacere ad offrirmi un caffè virtuale per sostenere il mio canale, ti invito a farlo su Ko-fi, ma ti lascio tutti i riferimenti qua sotto. Vedi che la torta è venuta sofficiosa grazie al latte. Io vi saluto come al solito, vi ringrazio veramente per seguirmi ed essere diventata una comunità così numerosa. Io vi mando un abbraccio, un saluto e alla prossima. Ciao!